Buongiorno, benvenuti al TG 2000 Flash. Annullata la manifestazione in centro, gli agricoltori hanno sfilato in corteo scortati dalle forze dell'ordine lungo il raccordo anulare. Circa 200 i trattori in strada che nella tarda serata hanno percorso i 60 km del GRA per poi rientrare nel punto di raccolta. Al presidio dei trattori sulla Nomentana, come chiesto dagli agricoltori, è arrivato il ministro dell'Agricoltura Lollobrigida, che ha garantito l'impegno del governo per venire incontro alle loro richieste a partire dalle esenzioni IRPEF. La guerra in Medio Oriente, ancora raid aerei israeliani a Rafah, nel sud della striscia di Gaza. Il bilancio provvisorio è di almeno 15 vittime anche nell'attacco a un ospedale di Khan Yunis, colpito dal fuoco dei carri armati israeliani. Anche in Ucraina la guerra non si ferma, notte di attacchi russi su diverse città del paese colpite con droni, anche Odessa e Kharkiv. In quest'ultima si contano almeno 7 vittime e decine di feriti. Proteste e violenti scontri in Senegal per il rinvio delle elezioni presidenziali che si sarebbero dovute svolgere il 25 febbraio prossimo e che sono state rimandate alla fine dell'anno. Lacrimogeni e cariche della polizia per disperdere la folla nella capitale Dakar, dove è rimasto ucciso uno studente. Vittorio Sgarbi si è dimesso dal ruolo di sottosegretario alla cultura dopo un incontro di quasi un'ora con la premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. È stato lui stesso ieri a confermarlo al termine del faccia a faccia. Mi sono dimesso, come annunciato, nelle mani della Presidente del Consiglio e la ringrazio dell'attenzione che mi ha riservato, ha detto Sgarbi. Oggi 10 febbraio, giorno del ricordo, in memoria dei quasi 20.000 italiani torturati, assassinati e gettati nelle foibe nel secondo dopoguerra durante l'esodo istriano. Ieri cerimonia di commemorazione al Quirinale con il capo dello Stato Mattarella. Questa mattina celebrazioni a Trieste con la premier Meloni e il ministro degli esteri italiani. Ieri a Venaria Reale la camera ardente per Vittorio Emanuele di Savoia, scomparso nei giorni scorsi all'età di 86 anni. Oggi nel primo pomeriggio i funerali nel Duomo di Torino, diversi reali europei che hanno confermato la loro presenza in prima fila. Per ultimo saluto tutta la famiglia a partire dal figlio Emanuele Filiberto. Dopo gli anni bui del Covid torna a crescere il popolo delle partite IVA in Italia. Secondo i dati pubblicati oggi dalla CGA di Mestre, al 31 dicembre del 2023 sono oltre 5 milioni, tra questi in aumento i social manager, pubblicitari e amministratori di condominio, in calo invece artigiani, piccoli commercianti e agricoltori. Truffavano persone per acquisire con l'inganno password e credenziali dei loro conti correnti. Dopo circa un anno di indagini, scaturite dalla querela di un 80enne milanese che si è visto sottrarre oltre 240.000 euro con la tecnica del falso SMS da parte di istituti bancari, la Polizia di Stato ha eseguito 18 perquisizioni tra Toscana e Campania, indagati in concorso tra loro per truffa aggravata altrettanti soggetti. Pioggia, temporali in tutta Italia e poi neve, tanta, soprattutto al nord e sulle Alpi. Torna il maltempo in Italia, sarà così fino ai primi giorni della prossima settimana, quando l'alta pressione porterà bel tempo praticamente ovunque. Oggi gran finale di Sanremo, ultima serata in cui si conoscerà il vincitore del Festival della Canzone Italiana. Ieri serata dedicata ai duetti, alle cover, vinta dal rapper napoletano Geolier, fischiato dal pubblico che preferiva Angelina Mangol. Ieri primo anticipo della 24esima giornata di Serie A con l'Empoli che ha battuto fuori casa per 3-1 la Salernitana. Oggi altri 3 anticipi, tra cui spicca il big match tra la Roma e la capolista Inter alle 18 all'Olimpico. E con questo è tutto, vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione come sempre a mezzogiorno in punto. Grazie per averci seguito, arrivederci.